Allora, professore, benvenuto intanto a LiveTech. Lei insegna al Politecnico di Milano, tutti parlano bene del Politecnico, se lo merita? Grazie, beh sì, direi che se lo merita, non posso far altro che dire che se lo merita, ovviamente, ovviamente, certo. Lei di che cosa si occupa al Politecnico? Beh, io mi occupo di svariate cose, tra cui anche di mercati digitali, e quindi se volete sono un esperto Perfetto. di. Allora, ci dica adesso quanto vale il mercato italiano digitale, come si sta sviluppando, quali sono le prospettive anche di lavoro, perché se parliamo con i giovani sentiamo le urla dei disoccupati. Quindi il mercato sta crescendo, creerà posti di lavoro, come ci comportiamo? Siamo il popolo, leggiamo, ma forse è una banalità, che rinuncia al panino per il melafonino, no? Può essere. Vero, vero. Beh, dai, allora, i mercati digitali vanno molto bene in Italia e anche nel 2011, queste sono le nostre previsioni, faranno registrare un segno positivo. Complessivamente parliamo di un giro d'affari di 14 miliardi di euro in crescita appunto del 10% quest'anno. Certamente i mercati digitali possono portare alla costituzione di nuovi posti di lavoro. Quello che manca oggi in Italia, e mi trovo molto spesso costretto a constatarlo, sono le competenze per inserire delle persone in tutte le nuove aziende, in tutte le start-up che stanno nascendo in Italia in questo ambito. Ci dia allora, professore, ci saranno molti giovani in ascolto, dia un consiglio per diventare più competenti. Cioè, lei dice non basta oggi fare il medico, devi essere un medico specializzato nella retina. Vero, vero. Vabbè, un primo consiglio evidentemente lo do alle istituzioni, prima di darlo ai giovani, lo do a me Ecco. stesso e al Politecnico di Milano, che qualcosina in più potremmo fare e stiamo provando a fare al Politecnico. Sono in fase di costituzione tante iniziative proprio nell'ambito dei mercati digitali per provare a formare giovani da inserire in queste aziende. Cercheremo di mettere al loro servizio le competenze che stiamo maturando sul campo noi con una continua relazione con i mercati digitali e con tutte le aziende di primaria importanza che nei mercati Certo. digitali operano. Per i ragazzi, invece, per gli studenti, per tutti coloro che vogliono evidentemente crescere e acquisire competenze in questo ambito, consiglio di non fermarsi mai, di mettersi in gioco, di sperimentarsi, di provare un po' a buttarsi e di non cercare evidentemente tutto, il comfort che poteva dare una volta il posto Certo. fisso, da impiegato dello Stato, ma buttarsi Senta, so evidentemente che in le qualche università esperienza fanno anche locale. degli open day per mostrare la loro didattica, voi ne Sì, fate, assolutamente. Al Politecnico tutti gli anni c'è l'Open Day sia per i corsi universitari sia no? per i Certo. corsi post-universitari, quindi tutti i L'ho master. fatta divagare, torniamo ai numeri. Torniamo ai numeri. Allora, di questo mercato buona parte è fatto dal cosiddetto e-commerce, quindi dalle vendite di prodotti e servizi prevalentemente tramite il canale online, tramite il PC. Certo. Questo mercato varrà oltre 7 miliardi di euro nel 2011, in crescita di circa il 15-20% rispetto all'anno prima. Questo è un mercato molto interessante in Italia, che è in continua crescita, ancora, ahimè, ci vede un po' indietro rispetto ai principali paesi Sì. europei. Se ci confrontiamo con UK, Francia, Germania, purtroppo siamo un po' indietro, abbiamo ancora ordini di grandezza differenti, ma in Italia qualcosa si sta muovendo per colmare Secondo eventualmente. lei questa arretratezza, diciamo, questo passo indietro dell'Italia nei mercati di e-commerce, secondo lei dipende dal fatto che consegnano male la merce, punto di domanda? Due, dal fatto che non si fidano del web, da cosa dipende? Cos'è che blocca? Allora, diciamo che gli imputati sono veramente tanti, no? Abbiamo dalla logistica che probabilmente viene accusata di non funzionare bene nel nostro paese, dalla scarsa fiducia nel pagamento con moneta elettronica, con carta di Carta di credito, credito, sì. dalla scarsa competenza degli italiani a utilizzare i PC e Certo. quindi a connettersi, dalla banda larga, e questo so che è un tema che vi sta molto a cuore, che evidentemente Ahimè. non è a livello Sì. degli altri paesi. Dai punti vendita che in Italia sono davvero moltissimi, quindi un italiano può avere accesso immediato, a un prodotto su un Sì, certo. punto vendita piuttosto che andare su internet a cercarlo. Devo dire che abbiamo provato a fare analisi anche statistiche su questi temi, mettendo in correlazione tutte queste variabili con l'andamento delle vendite, e abbiamo scoperto che in realtà non esiste una correlazione così forte tra queste variabili e l'andamento delle vendite. Quello che abbiamo potuto constatare oggi in Italia invece è una mancanza di offerta online, quindi mancano le imprese al momento, Certo. ma si sta muovendo tanto e qualcosa si è già fatto evidentemente, che vendono online e si rivolgono al consumatore.